Ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. Continuiamo il gameplay di Dead Island. Allora, ragazzi, ho svolto un po' di missioni secondarie senza registrare sul canale. Sono rimaste solo 4 missioni secondarie, tra cui 3. E non possono essere svolte in quest'area, nella città di Moresby, ma nella giungla, quindi deduco che ci sarà più avanti un'altra area. E questa quarta, Sangue Freddo, che non riesco a trovare, insomma, come portarla a termine, quindi la lascio perdere. Ragazzi, veramente in questa città c'erano una marea di missioni secondarie da portare a termine. Missioni che mi chiedevano di andare a recuperare delle foto in un appartamento, dei medicinali in una farmacia, inalatori. Uno mi ha chiesto di andare a attivare degli altoparlanti 12 in tutta la città per trasmettere un messaggio di soccorso da parte della chiesa. Insomma, delle missioni che riguardo la storia principale non sono molto interessanti. Insomma, influenti, quindi ho preferito non perdere tempo e farle mele da me. Allora, io ora direi di continuare con la storia principale, quindi donna in pericolo. Parla con Joseph, vediamo un po' che ci dice. She got it in her head to go to the police station. But she's probably still alive. You can get in there through the sewers. Ok, allora, dunque, la ragazza che abbiamo portato qui dal resort praticamente è partita da sola per andare a ricercare delle provviste alla stazione di polizia, solo che è stata catturata dai banditi che si sono barricati all'interno. Dobbiamo raggiungi la stazione di polizia passando dalle fogne. Perfetto. Ok, raggiungiamo la stazione di polizia. Dobbiamo ritornare in quelle maledettissime fogne del cazzo, quindi. Ok. Comunque, purtroppo questo videogioco non ha una storia ben chiara e definita e ben sviluppata. Il problema poi è che ci sono troppe missioni secondarie che vi fanno sviare dalla storia principale e quindi stonano un po'. Questa pazza. Decapitata? Amiamo le decapitazioni noi. Vero, ragazzi? Quartiere del supermercato. Ok. Allora, qui ci dovrebbe essere un tombino per entrare nelle fogne, immagino. Ah, comunque, ragazzi, sono riuscito a creare un'altra arma, la mazza da baseball, una mazza con una trivella davvero molto utile. Poi ho preso un'ascia. Scusa. Tommino. Ok.
c'è un banco da lavoro. Ah, io mi chiedo, in una fogna, cosa ci possa fare un banco da lavoro? Vabbè, ripariamo il macete. Apri, questo è un caricatore, cidiale, mozzato, decapitato e mozzato. Scusi, preferirei evitarla, Dio santo. Via. Trova l'entrata del parcheggio sotterraneo. Polis. Ok. Hanno raggiunto i sotterranei della stazione di polizia. Adesso che siamo arrivati alla stazione, dobbiamo salvare quella pazza. Io la lascerei anche qua, tra l'altro, ragione che. È venuta qui da sola a cercare rifornimenti, ma che sfigata. Problemi a uccidere un solo zombie. Cazzo è resistente sto coso? Ricarichi Aimush. Cos'è che c'è scritto? Bitches. Aka die bitches. Questo è forte, eh? Dai che lo zoppiamo. Saccheggiato del brutto proprio. Parliamo un po' di. Ok.
Progetto munizioni pistola. Kamikaze esploso. Thank God. I'm a police officer. I've been locked in the cell for 2 days without food or water. Certo, except for a few, dice everyone on the force poliziotto. Was out. Scusi, stavo parlando. Mi ha disturbato. I'm a police officer. Will you help me get out of here? E lo dice che sei davvero un poliziotto. Rinchiuso a vita, apri le celle dei detenuti. Yeah. Thank you. Here. Babbo. Good on you. Babbo, arrivederci. Mi sono forti sti poliziotti. Sti poliziotti zombie. Cazzo, ci si mettono anche i teppisti qua, porca troia. Non bastavano gli zombie, no? Ci si mettono pure i teppisti. Il problema è che non ho più proiettili. Siamo così. Zack. E qua c'è lo proiettile. Addirittura.
Oh, dai. Cioè, mi fa partire da... Da capo mi fa partire. Dal garage. Come dovrei salire? Partire da capo addirittura. Cioè, incredibile. Devo rifarmi tutta la strada. Strada invece no. Sono stronzo che mi ha ucciso. Cazzo. Messo uffici di polizia. All'ultimo sangue. Fucilotto. Finalmente qualcosa di serio. What's wrong with you? Get out. You two, go. I just tried to help. I tried. It's all right, love. We're getting you out of here. Christ. What did they do to you? I just wanna go. Fuck her, man. Bitch sold us out. Hey, come on, man. We're a team, right? We stick together. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She lied to us. I say leave her here. Give it to the nun. If we could head to the hotel.
She made a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. I'll go look for the goddamn car. And what if she make another mistake? I don't think she'll be making that one again. Ok, dunque, che dobbiamo fare? Donna in pecco, parla con Jin. I'll wait here for you. Ok, la fede sposta alle montagne. Avviamo una nuova missione principale. La fede sposta alle montagne. Dividi parte delle provviste con le persone in chiesa. Ok. Abbiamo raggiunto questa zona solo per prendere delle provviste. Ora ce ne andiamo, immagino. Parliamo con la suora. Questo è. I need something from the police station. It's a small yellow file and you'll find it on a detective's desk. I need to know what he looks like and where he lives because he does not. Recupera il file con i documenti dalla stazione di polizia. Questione di giustizia. Yeah. So you believe it? You showed a lot of courage saving your friend. We thank you for the supplies that you delivered to us. Our days are... If you really want to prove you're worthy in the eyes, that their peace is now being disturbed. Our Lord. Ripulisci il cimitero dai non morti. Make sure no foul creep. Come potete notare, la barra dell'energia è aumentata notevolmente. La barra della vita, intendo, quindi. Ok, non è mai troppo tardi. Guida il camion corazzato carico di cibo, armi e medicine alla torretta del soccorso costiero. Seppellisci morti. Ok, facciamo prima questa missione secondaria. L'ultima missione per la chiesa. Reculiamo la zona dai non morti. Mangiano la polizia. Oh cazzo. Susan. Un corpo. Getting good at this. Grande. Potenziamento, ok. Attiviamo un potenziamento. Ah.
questo manganello forse ha qualcosa su. Manganello della polizia. Un altro assassino. Scatto, ci spostiamo. Ora tocca all'assassino. Ecco, assassinato. Perfetto. Ma cazzo. Mi ha portato completamente fuori. Something else to fight with. Ciao ciao. Perfetto. Abbiamo liberato il cimitero come voleva la suora. Chiesa di San Christopher. Ok. Very good. You are becoming worthy. Martello di Thor. Addirittura. Martello di Thor. Ma se lo mettessimo nell'inventario? Che dite? Ok. Prendiamo il nostro manganello. Vedi? Cazzo. Meno
il menu pieno. Facciamo una cosa. Mettiamo questo. E prendiamoci questo. Ok. Adesso continuiamo con la storia principale. Ritorniamo al resort, immagino, con il camion. Non è mai troppo tardi. Abbiamo recuperato i rifornimenti e ci apprestiamo ad andarci. Ok, ritorniamo al nostro caro resort. Torniamo dal nostro Sinamui, il bagnino. Vediamo un po' che è successo qua, nella nostra assenza. Destino di... ok. No, veramente devo salire davanti. Piano piano. Che immagino che dobbiamo tornare al resort. No, alla stazione dei bagnini. Che trambaeta. Ok, ragazzi. Right. Now. Didn't think we'd see you again. I thought all was lost. What you brought is a couple of more weeks of hope. Sadly, not for everybody. But you're probably wondering if we reached that guy on the radio. Un uccello sul tetto, sale sul tetto dell'hotel. Ok.
Unfortunately, I don't have any good news. We haven't heard from them for 2 days. Sale sul tetto dell'hotel. Va bene ragazzi, il video si conclude qua. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay.